professore. No, perché? Perché è una riforma che non serve a niente, e non risolve nessun problema serio, anzi non risolve nessun problema, però causerà dei problemi, nel senso che se passa questa riforma dovranno essere compiute atti normativi seri come i regolamenti delle Camere, la legge elettorale, eccetera. Mentre di problemi seri di funzionamento delle istituzioni non ne affronta, ne risolve nessuno. È una riforma stupida. Professore, anche nel mondo dei costituzionalisti si è creata, come per il referendum del 2016, una spaccatura. Sì. Anche se in modo meno eclatante rispetto ad allora, però per esempio un esimio costituzionalista, ex presidente della Consulta come Valerio Nida, si è espresso per il sì, e Zagrebelsky è abbastanza vicino alla posizione del sì. Sì, non si è espresso chiaramente nell'intervista del pubblico. È sorprendente, perché loro erano tutti difensori dell'intangibilità della Costituzione quando si trattava di modificare cose importanti ma utili. Io infatti ero per il sì, perché ritenevo che quella riforma avrebbe potuto, no, avrebbe cambiato e risolto dei problemi. Oggi che siamo di fronte a una riforma perfettamente inutile e anche sconcertante per certi aspetti, non capisco perché loro siano persi. Improvvisamente il testo della Costituzione non è più sacro e inviolabile. C'è chi ha ritenuto questa, diciamo così, riforma sostenuta da ragioni ideologiche e come di un cavallo di battaglia dei populisti a cui si sono aggregati i leghisti nel momento della formazione del governo giallo-verde, che poi invece è diventato giallo-rosso, e quindi c'è stata anche l'aggregazione di una parte cospicua della sinistra, del PD in modo particolare. Ciononostante, alcuni ritengono che la divisione fra sì e no sia sul punto del riforme puntuali della Costituzione o riforme basate su un disegno complessivo e quindi su molti articoli, come era quella Renzi-Boschi. Ma non è così che si deve impostare il problema. Il problema è fare un'analisi di che cosa non funziona nella nostra struttura costituzionale. È quello che non funziona, è evidente a tutti, è il Senato. Per modificare il Senato non si può modificare un articolo, bisogna modificarne almeno una trentina. Ma non è che siano modifiche strane, sono modifiche legate a una nuova costruzione del Senato. Se non si modifica quello, non si risolve il problema principale del funzionamento del nostro Parlamento.